Siamo al ristorante Osteria della Solidarietà e ne parliamo col volontario Giorgio. Benissimo, Giorgio, ci spieghi chi siete e perché avete aperto questo ristorante? Allora, noi siamo un gruppo di genitori da circa 20 anni che abbiamo costituito un'associazione che si chiama ASIO. E questa associazione è dedicata al sostegno per i genitori, i bambini malati di oncologia pediatrica e malattie del sangue. Questa idea ci è venuta per l'esigenza di raccogliere tanti soldi per portare a termine un progetto molto importante che abbiamo, ed è quello di creare una casa di accoglienza per i genitori e i bambini malati che vengono da lontano, perché purtroppo sono malattie in grande aumento, quindi occorre tanta disponibilità da parte dei volontari storici, ma anche di volontari nuovi. Cerchiamo sempre ragazzi, persone giovani, che prendono anche il nostro posto, perché noi siamo un po' stanchi, siamo vecchietti ormai. Quindi chiunque ha voglia di venire da noi a fare qualcosa, noi lo prendiamo, non esiste nessun tipo di obbligo, ma tanta voglia di aiutarci. Il nostro primo discorso è quello di aiutare il prossimo, senza nessun scopo di lucro, senza nessuna altra tipologia. Vi aspettiamo, venite qui a mangiare, si mangia benissimo, modestamente io sono il vice cuoco. Abbiamo un menù molto ricco, che spazia da piatti succulenti, che sono tutti primi a base di tortellacci, i risotti e le mele ranette, e per continuare con i maltagliati, e di sera in sera abbiamo una specialità, e stasera abbiamo le cotiche con i fagioli per combattere il colesterolo. Seguiranno una diversità variabile di secondi, dove il piatto forte rimangono i filetti nelle tre versioni e il baccalà freddo. Avete anche dei piatti unici molto ricchi, se non erro, cioè i vostri taglieri, è vero che sono... Abbiamo i nostri taglieri, abbiamo cercato di curare anche la qualità del prodotto, andare cercando sul mercato dei prodotti di qualità, che va dalla scamorza fumicata, che viene dalla Puglia, a tanti formaggi della Toscana, per non dimenticare il nostro parmigiano reggiano con il salame felino e il prosciutto di Parma stagionato 14 mesi. Cerchiamo di offrire anche una discreta lista di vini, che vanno dai classici rambuschi fino ai vini ferri, accompagnato da dei bianchi con una famosa ribolla che è veramente eccezionale.